ritratto in bronzo di Sua Altezza Reale Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, accoglie i visitatori all'interno del museo a lui intitolato. Ammiraglio di professione, alpinista ed avventuriero per passione, divenne leggendario grazie alle sue imprese di esplorazione, celebrate dalla stampa nazionale e mondiale. Tra queste, la più famosa è la Spedizione Polare, compiuta tra il 1899 e il 1900. Lo stesso Duca, qui ritratto dal compagno fotografo Vittorio Sella, in occasione di un'altra celebre impresa, scrisse il racconto della missione al Polo Nord. La Stella Polare, ex baleniera riconvertita in nave da esplorazione, salpò da Oslo nel giugno 1899, con un equipaggio di 20 uomini, italiani e norvegesi, e provviste sufficienti per 4 anni, con lo scopo di portarsi nel punto più settentrionale che fosse possibile raggiungere via mare. Raggiunta in agosto la baia di Teplitz, rimase incagliata nei ghiacci, rimanendo inclinata su un lato e riportando seri danni allo scafo. Un campo base, dove poter passare la notte artica della stagione invernale, venne allestito sul PAC, lo strato di ghiaccio marino. Le rigide condizioni dell'inverno artico portarono al Duca il congelamento e la conseguente amputazione di 2 falangi della mano sinistra. Il comando della spedizione, dunque, passò al capitano Umberto Cagni, che organizzò dalla seconda metà di febbraio gruppi di esplorazione a piedi, vere e proprie carovane di uomini, cani e slitte. E fu proprio il gruppo da lui guidato che il 25 aprile raggiunse gli 86 gradi e 34 primi di latitudine nord, arrivando a soli 381 chilometri dal Polo Nord, un primato geografico all'epoca. Il loro ritorno al campo base avvenne il 23 giugno, dopo aver percorso, in condizioni di reale privazione e pericolo, 1400 chilometri in 104 giorni. La Stella Polare, disincagliata dal ghiaccio e riparata, poté così ripartire dopo la metà di agosto, arrivando a settembre ad Oslo, dove una folla festante accolse il Duca e il capitano al grido di «Urrà! Viva l'Italia!». Particolare il racconto che il Duca fa del Capodanno. Si prepararono fuochi d'artificio per dare a mezzanotte il benvenuto al nuovo anno, ultimo del secolo morente. Col cannoncino di bordo si spararono grandi salve, mentre i marinai bruciavano fontane piriche e lanciavano razzi, e sul ghiaccio intorno alla tenda ardevano mucchi di legna imbevuti di petrolio, gettando una luce biancastra sul ghiaccio circostante. Ed ora, circa 30 oggetti, cimeli di quella impresa, trovano posto in museo. Tra questi, un kayak in tela bianca, appoggiato su una slitta in legno. Una spingarda lanciarpioni e 6 arpioni utilizzati per la caccia di cetacei, frammenti di vela provenienti dalla Stella Polare, un microscopio con cassetta da trasporto in legno per lo studio di campioni raccolti ed ancora pedine da gioco per gli scacchi, un manico di frusta per cani, un piatto in alluminio, frammenti di piatti in ceramica ed infine una piccola edizione tascabile della Divina Commedia, donata a Luigi Amedeo dalla regina Margherita per il lungo viaggio. Lasciandoci ispirare dalle avventure del Duca degli Abruzzi, proviamo a realizzare un diario di viaggio. Quello che ci occorre per realizzare il nostro diario sono delle immagini, possiamo scegliere fotografie o disegni, e ovviamente i nostri pensieri che abbiamo scritto in parole. Normalmente per scrivere un diario noi usiamo o un quaderno come questo, un block notes. Io ho deciso di creare il mio diario a partire da un pezzo di cartoncino che ho ripiegato a fisarmonica. Per realizzare il mio diario ho deciso di creare innanzitutto in prima pagina una copertina. Ho incollato la famosa cartina del Polo Nord e quindi bisogna andare a dare un titolo con il pennarello nero. Intitolerò questo mio diario di viaggio. Io ho deciso di raccontare la storia del Duca degli Abruzzi e della sua spedizione al Polo Nord. Per fare questo, all'interno di ogni pagina del mio diario, vedete proprio come un libro, ho deciso di incollare
una immagine, una fotografia e di usare delle parole molto speciali, quelle del Duca degli Abruzzi. Quindi è tutto molto semplice. Con la colla andiamo a incollare l'immagine, che può essere una foto, un disegno, e sempre con la colla andiamo a incollare le nostre parole. Ed ecco il risultato: diario di viaggio della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi. Leggiamo le sue parole. La nave era indietreggiata, sollevandosi nello stesso tempo sul ghiaccio e rimanendo con la prua emersa, sbandata di circa 20 gradi sulla sinistra, la stella polare sui ghiacci. La spedizione era stata fornita di due tende da campo che potevano contenere tutto l'equipaggio. Queste da sole sarebbero state insufficienti per proteggerci durante l'inverno. Con le vele della nave si sarebbe costruita una terza capanna ricoprente il tutto, il campo base. Per noi la vita si riassumeva d'ora innanzi in un solo pensiero: il ritorno dei nostri compagni, il binocolo con cui si scrutava l'orizzonte. Il 23 giugno, mentre si prepara la zuppa, sentiamo abbaiare i nostri cani. Il primo pensiero è che un orso si avvicini ed usciamo fuori, ma ogni ansietà sparisce alle grida di Andreas: Cagni è tornato! E dalla mia domanda coi suoi compagni: Sì, ed ha raggiunto 86 gradi e 34 primi. Ecco il capitano Cagni vittorioso. Urrà! La spedizione è conclusa. Voi potete realizzare il vostro diario di viaggio, parlando delle avventure in montagna, ad esempio, o delle vostre gite al mare. Ricordatevi sempre di usare fotografie, disegni e soprattutto i vostri pensieri.